sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, io devo dire solo quattro parole. Sono arrabbiato per domenica scorsa, ma oggi ci siamo rifatti quelli di domenica. Poi, ragazzi, abbiamo visto un calcio a primo tempo che penso che poche squadre in C lo possono vedere. Poche. Un calcio veloce, un calcio intenso. Giocatori che abbiamo che sono molto intensi. Abbiamo un 2002 Toldini, come si chiama? Toldini, non so, che è molto bravo, molto forte, anche oggi ha segnato un altro bel gol, ha dato un altro assist, ha fatto una gran bella partita. Un 2002 che speriamo che è l'unica salvezza per il Lecco, perché con tutta l'agenda del Lecco che non mette una lira, almeno se veniamo fuori con un giocatore. Io sono molto molto contento di questa partita, molto contento del mister, molto contento di tutti i ragazzi, anche perché c'è stato un piccolo scontro con Ghirelli per questa partita, sì. Io lo dico, non ho problemi. Cos'è successo? Che loro ci hanno votato contro, al minutaggio. Si sono astenuti, l'astenuto va a favore degli altri. Noi abbiamo preso 3.000 minuti, abbiamo preso 50, neanche qua 35.000 euro. 37.000 euro. E cosa facciamo con 37.000 euro dopo 7 partite? Almeno se prendevamo 50, 60, sono 30.000 euro in più. Per il fatto che loro non giocano con i giovani, ma giocano con i delinquenti, perché certi giocatori ne hanno buttati dentro, Prendi l'ambulanza, vedete quando arriva il ragazzino, portalo su, tutto graffiato qua al collo, e l'arbitro, mettetelo fuori, non si fa neanche così. Gli arbitraggi devono vedere. Il problema è che oggi abbiamo avuto l'aiuto almeno del quarto uomo, che qualche fallo l'ha chiamato lui, ma poi di resto non ho niente da dire, signore. Mi raccomando, cercate di fare, di tenere su sto benedetto Lecco, che non ci dà una mano nessuno, né giunta. L'unico che oggi è venuto a vedere la partita è stato il questore e il prefetto. Il sindaco ha detto che non sa leggere. No, l'abbiamo mandato il biglietto, ha detto che non sapeva che cos'era. Ecco, però il prefetto e il questore sono venuti. Ma non possiamo andare avanti così, signore. Non abbiamo... Non i tifosi, ci sono pochi, ma ci sono, non sono tanti, ci fa piacere. Noi vogliamo che questo porta avanti. Ecco, sentite come gridano. Loro sono felici, per loro è una felicità immensa quest'oggi. Già vogliono essere in Serie B. Ho detto, ragazzi, state con le mani a terra e i piedi, mani e piedi a terra, così qua la pecorina. Però state così, va bene? Io vi ringrazio. Grazie. E grazie, vi auguro, ok? Altre cose così. Era un giovane che esce da Lecco, non da Lecco di qua, da Lecco di là, Lecco, e dalla società Lecco, ok? Il 10 loro, sai cosa ha detto? Rolando, io pensavo che giocava nel Manchester, invece no, giocava ancora qua. Altri, sai cosa mi ha detto? Ti devi abituare. Sai cosa mi ha detto?
chiami l'ambulanza, mettelo fuori. Ho detto l'ambulanza ci vuole per te, perché sei malato. Ho detto 20 anni di calcio, non si fa così. 20 anni di calcio, non si conge un bambino perché ti supera così e perché perdi. Vabbè signore, io ho parlato. Era arrabbiato per il gol che gli ha fatto, dai. Eh? Era arrabbiato per il gol che gli ha fatto. Vabbè, ma ragazzi, anche noi abbiamo preso 2 gol così, a freddo, Uno al 45esimo e uno come hanno cominciato, Anzi, abbiamo avuto paura anche noi, Che abbiamo avuto, però dopo la paura finisce. Allora, per te, mi sembra che piano che. Due settimane fa ti è scappato uno, io ve lo dico, il Padova qua non vince. Uscendo da adesso posso dirlo. Eri testimone, me la sentivo perché. Ci tengo da sempre, mi era successo in Serie D, quando ero in Serie D e poi nei professionisti non mi era più successo e mi avevo sempre perso di uno e quindi mi scocciava. E, però bene, dai, al di là delle battute, veramente un grandissimo primo tempo. Poi, onestamente, all'inizio del secondo tempo lì ci abbiamo capito poco perché abbiamo anche poca esperienza per capirlo, avendo i due mediani così giovani, non avevamo capito bene le uscite, e loro sono stati bravi 44esimo e 48esimo, mi sembra 2-2, e poi ci siamo un attimino ricompattati e poi siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, perché non è mica sempre detto che comunque si vinca in 11 contro 10, però siamo stati bravi a contenere, perché comunque eravamo di fronte a una grossa squadra, che abbiamo fatto i complimenti perché anche loro hanno giocato a viso aperto, però il primo tempo veramente li vedevo in fiducia perché avevano tutte le linee di passaggio, erano veramente. Poi loro con l'esperienza ci hanno messo in difficoltà perché hanno rimesso in piedi una partita che non era facile e però dai, contenti, ci dà fiducia, autostima, ci permette di festeggiare perché ci sta quando si vince contro la prima, però l'importante è adesso pensare alla prossima, è pensare che fuori casa non abbiamo ancora, abbiamo vinto solo con la Giana e dobbiamo migliorare sull'adattamento del terreno e tante cose. E quindi però rimane veramente delle grandi giocate, a mio avviso, da parte di tutti, sono mossi veramente, faccio i complimenti veramente ai ragazzi perché non era semplice, hanno sbagliato tecnicamente pochissimo, nei contrasti, nelle punizioni, non era facile comunque nel pressing finale a reggere i loro colpi di testa, eccetera, quindi contento, dai, però ripartiamo con questa grande fiducia, ripeto, ci sono dei passaggi, ci sono delle cose da valutare bene, nel senso ci sono alti e bassi e bisogna cercare di essere più equilibrati quando si vince, quando si perde, perché è normale che devi passare da un percorso dove i giovani si devono fare esperienza, devono migliorare, quindi ci sta, però dai, contento e pensiamo alla prossima perché, come ho detto, dobbiamo migliorare il trend fuori perché l'adattamento del terreno non è mai come quello in casa nostra, probabilmente è quella cosa lì, però dobbiamo essere più furbi, più bravi, più tutto. Buonasera, grande vittoria, non era assolutamente scontato neanche in 11 contro 10. Il pelo nell'uovo è solo quelle due occasioni, proprio alla fine del primo tempo e all'inizio della ripresa, che forse. Ah, sì, noi, soprattutto il secondo, si può. No, ma loro nel momento in cui hanno cambiato hanno veramente fatto la differenza e hanno meritato il pareggio perché noi lì ci abbiamo capito poco. E poi siamo stati bravi a ricompattarsi e nel momento in cui ci stavamo ricompattando loro sono rimasti in 10, quindi poi è andata così.
bella partita appunto di tutti, di vecchi, di giovani. Sono contento, dai, però non abbiamo fatto niente, dobbiamo, come ho detto prima, cercare di equilibrare bene le varie cose per essere sempre lucidi e capire se è un momento di esaltazione, se è un momento di difficoltà, e non bisogna caricare di ulteriore pressione una squadra che comunque per metà è giovane e anda. Mister, una considerazione veloce e poi una domanda. Allora, considerazione che oggi ho giocato con una mediana con l'interno di mediana nel 2001-2000, questa è la considerazione. E poi l'altro, ho fatto 8 partite, 5 vittorie e 3 sconfitte, nessun pareggio. Quanto è coincidenza, secondo lei, o quanto fa parte delle caratteristiche della sua squadra? Totale, ma non è tanto... Noi... ci siamo abituati bene nel nostro campo, si vede, eccetera. E gli altri fanno un po' più di fatica rispetto a noi, perché è normale. E l'adattamento che dobbiamo fare è fuori casa, è col terreno, perché non me lo spiego tanto. Non abbiamo la velocità di giocate che ci permette di andare in avanti in maniera veloce, siamo un po' più compassati e probabilmente quello ci sta, e dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni su questa roba qua. Perché... Allora, scusi mister, ma gli under, innanzitutto questa è stata la più bella partita che abbiamo visto probabilmente negli ultimi due campionati, quello scorso e questo attuale, poi gli under schierati erano 4 dall'inizio. Ma io sono stato sempre sincero, corretto con tutti i giocatori, vecchi e giovani, e per me è fondamentale vedere chi sta bene e farli giocare, perché deve essere così. Certo. Dopo è chiaro che, come ho detto sempre, sono arrivati i giocatori che non hanno fatto la preparazione, eccetera, però stanno progredendo molto, stanno dando la mano, Ganza è entrato bene, e Buso, e tutti gli altri, Morosini sta riprendendo, eccetera, piano piano. Galli, Giorgio, finalmente, poverino, dopo sto calvario è stato importante il suo inserimento, e sono contento per lui perché ne ha passate di tutti i colori, e non era facile subentrare per cercare di mettere un po' di ordine. Poi ti ripeto, siamo stati tra virgolette fortunati che siamo rimasti in superiorità, e loro avevano speso tanto. Sì, buonasera mister. Alla seconda giornata, dopo la partita con il Legnago, eravamo qui a giustamente esaltare Masini e Tordini, che erano stati i protagonisti assoluti della partita. È passata qualche settimana e la sostanza non è cambiata. 7 gol in 2, a metà dei gol, hanno segnato loro con le prestazioni veramente spettacolari. Due parole per questi due ragazzi che stanno trattando. Sì, stanno andando a mille, ci sarà un momento in cui avranno bisogno anche loro di rifiatare, speriamo più tardi possibile. Abbiamo anche degli altri ragazzi che comunque stanno progredendo e magari non sono pronti come loro, però sono sicuramente bravi, e quindi nel momento in cui riterrò che loro sono pronti ci sarà spazio anche per loro. E Tordo e Masini, per il momento è importante che continuino a volare così, poi viviamo su queste cose, dai, sull'entusiasmo. Come ho detto tante volte, è bello comunque quando hai queste cose di soddisfazione, dove ci sono dei giovani che stanno facendo bene, che gli dai lo spazio giusto. Come ho detto ieri, è un progetto che mi piace, perché penso che siano soddisfatti tutti quanti, il direttore in primis che li ha presi, il presidente che ha avvallato la situazione, e tutto l'insieme. E come ho sempre detto, i vecchi sono bravi perché li hanno fatti inserire bene, non gli hanno mai messo pressione e hanno sempre usato le parole giuste, e quella lì è la roba fondamentale, perché io posso fare, però se non sono supportato dai più vecchi, eccetera, dai difensori, dai centrocampisti, dagli stessi attaccanti, Ganz che gli dà consigli a Tordini, eccetera, cioè su tutte situazioni che positive, no? Positive vuol dire che ha a che fare con della gente per bene, prima di tutto, persone serie, e questo va riconosciuto e va esposto
alla piazza, perché è giusto così. Io posso fare, ripeto, però se loro non riescono a integrarli, non viene fuori niente, dicono, casa mia. Invece così è uno spettacolo vederli interagire, e tante volte non si vedono i giovani in campo per come combattono, per come giocano. Manfredo, direi una domanda. Ma più che altro è fare una considerazione, al di là di, come diceva Albino, che è stata forse la più bella partita vista da Ringamonti, c'è bravi tutti i ragazzi, Zambataro, una prestazione da 10 forse, una roba. Sì, Zamba è cioè un giocatore. Non parla dei singoli, no, no, però. Ma la Zamba è un giocatore. Sì, però è un giocatore importante perché ha delle doti tecniche e fisiche importanti, però non si deve trastullare in certe cose, deve essere un po' più costante, perché, perché il suo storico al momento è questo. Qua sta facendo un qualcosa in più, ma non deve accontentarsi. Altre domande da Zoom? Grazie. Vai. Buonasera, mister. Ciao. Grossi complimenti per la prestazione. Volevo sottolineare anche la prestazione di Zambataro, ma dato che l'ha già fatto il collega, le chiedo come fa a, come farà a tenere alta, come dire, l'attenzione della squadra in vista delle prossime partite. Sì, no, è quello che quando sei la squadra così giovane, è quello che conta, no? Ok, è stata una partita importante, eccetera, però dobbiamo pensare già alla prossima se vogliamo progredire a livello di costanza. È quello che ho detto un attimo fa di Zambataro, che è un po' l'emblema. Dobbiamo cercare di essere più continui. Speriamo che sia un percorso di continuità, però non sarà facile perché, come ho detto prima, ci sono tanti giovani, però è importante che viviamo intanto sulle ali dell'entusiasmo, però senza specchiarci come abbiamo fatto per esempio a Fiorenzuola, e questo va riconosciuto e non va dimenticato. Intanto volevo fare un complimento al nostro mister, che credo che sia un mister umile e credo che l'abbiano visto tutti. Poi mi dispiace, perché forse sono sempre io ad elogiare il nostro direttore sportivo che conoscete tutti, perché Tordini, anche se il presidente lo chiamava Tordini, non so come era, Tordini, e questo vorrei che lo scrivete a lettere cubitali, è un'invenzione del signor Fracchiolla, quindi è giusto anche ogni tanto dargli qualche merito. E a Fiorenzuola io e lui abbiamo preso una camionata, come dico io, di critiche, no? Giustissimo, va bene, lui è direttore sportivo e sono direttore generale, e credo che non è giusto, è sbagliato, perché a Fiorenzuola abbiamo fatto un'altra bella partita al primo tempo, poi purtroppo vabbè, il secondo tempo è andata come è andata. Quindi vorrei ringraziare Malgrati, come secondo sta dimostrando di essere all'altezza, conoscete benissimo il mister in seconda, io lo chiamo Malgrati perché ormai è anni che sono dietro lui. E vorrei anche dire una roba, non sono molto d'accordo su qualcosa che dicono quelli del Padova, perché credo che noi abbiamo giocato a calcio, almeno oggi. Qualcuno dice male episodio in 10, in 12, in 15, ragazzi, è vero che hanno rimontato due gol, ma è pure vero che abbiamo giocato a calcio, quindi non so se la sconfitta loro dipende perché uno è andato fuori, non credo, perché hanno giocato comunque bene anche in 10. Grande squadra, non la scopro io, e quindi tanto di cappello, però oggi dico che si sono piegati al Lecco. Mi dispiace, non è proprio come qualcuno diceva prima, perché credo che oggi, grazie ai due mister, ve lo ripeto ancora, Zidanello e Malgrati, abbiamo fatto una grandissima partita. Poi ci sono le partite che si perdono e io e Fracchiolo facciamo ancora da pari fulmine finché ce la faremo, perché è ovvio che anche noi abbiamo la testa, un cuore. Però oggi credo che sia la vittoria di tutti, dei tifosi, dell'Ecco, del presidente, di tutti noi. Un'ultima cosa, è andato via Rolando, lui è un grande giocatore, nessuno lo scopre, poi il direttore sportivo lo sa benissimo,
Credo che in campo su Iocolano, quando urlava e lo prendeva in giro sia lui che la dottoressa portata all'ambulanza e sta morendo, è un po' antisportivo. Voi non l'avete sentito, ma io dalla panchina sentivo tutto, continuava a prendere in giro Iocolano. Iocolano, se lo guardate, c'ha un occhio che fra poco non esce fuori, ma quasi, sempre Rolando. Quindi, grande giocatore, però deve giocare, non parlare e prendere in giro il suo collega Iocolano che era a terra dicendo prendete l'ambulanza così lo portiamo via. Un'altra cosa che volevo dire, poi ho finito, domenica andiamo mi pare direttore a Mantova, o sbaglio, ci può stare la vittoria, si può perdere, noi subiremo io e Fracchiolo come al solito un mare di critiche, purtroppo anche degli addetti ai lavori, non parlo di voi giornalisti ovviamente, ma chi sente sa bene a chi mi riferisco. E andiamo avanti. Questa non è una squadra, come purtroppo tanti tifosi dicevano, il presidente della Serie B. Questa è una squadra che fa divertire, che fa giocare, che sa giocare a calcio. Purtroppo ogni tanto abbiamo qualche quarto d'ora, tipo fine tempo e inizio tempo, dove rallentiamo un po', dove sono stati superficiali, vi ripeto, a Fiorenzuola e io il direttore abbiamo solo urlato e gridato perché si sentivano superiori. Oggi invece abbiamo giocato a calcio, quindi mi dispiace per quelli del Padova che dovranno vincere il campionato, pare, ma oggi 10 o 11 anche loro, credo che non andava a finire troppo bene. Domande per il direttore? Le critiche arrivano interne, esterne, che lavori? No Matteo, ma tu mi conosci, io parlo chiaro, arrivano all'interno e sono quelli che ci fanno più male a me e a Fracchiolla, perché finché ce li fanno i tifosi o i giornalisti è giusto, il nostro ruolo è questo. Però se arrivo dall'interno, perché tu perdi una partita male, per carità, certo abbiamo perso male, potevamo vincerla, certo che se oggi avevamo i 3 punti di Fiorenzuola eravamo secondi, credo, no? Va bene, ma noi non possiamo pensare che possiamo arrivare dove è il Padova. Signori, il Padova ha speso 10, non voglio parlare di soldi perché ne parla già il presidente, il Lecco ha speso 2 o 1,5, quindi non è che si può pretendere sempre di poter vincere i campionati, perché se no Fracchiolla credo che se gli davamo 10 milioni di euro in mano vinceva il campionato, se non lo vinceva ero il primo a mandarlo via. Gli vinceva 2. No, ho capito, ma siccome il Padova ha speso queste cifre, io vi dico e ripeto che se gli diamo 10 milioni a Fracchiolla io scommetto e lui vince il campionato. Se invece noi abbiamo preso, perché mi informa di tutto anche a me Fracchiolla, abbiamo preso giocatori che pagano gli altri. Il più costoso dell'Ecco, ve lo dico subito, così lo scrivete, è Iocolano. Ma ragazzi, non costoso che prende 150.000 euro, ve lo dico anche, arriva a 50.000 euro Iocolano. Ragazzi, cioè gli altri sono tutti bassi di stipendi, gli avevano dato quello che si poteva dare, sono venuti felici e contenti. Ricordiamoci che 2 anni fa, quando Fracchiolla, io ho voluto Fracchiolla, e questo lui lo sa qua di fronte, io ho insistito che lui venisse all'Ecco, e questo è un piccolo merito, io non ci capisco mai niente di calcio stando a tanta gente, però Fracchiolla è qui grazie al direttore generale, e ho lottato contro altre persone, perché poi c'erano altre persone intorno, e Fracchiolla mi ha ascoltato e ha voluto venire all'Ecco. E l'anno scorso Fracchiolla aveva un mare di squadre dove poteva andare. Forse qualcuno anche in B, lui non lo dice perché è modesto, io invece dico le cose come stanno. Ha rifiutato perché gli piace stare all'Ecco, perché ama l'Ecco e voleva lavorare all'Ecco. Poi, se le cose andranno bene, bene, se no Fracchiolla ormai credo che abbia fatto il suo nome in giro per l'Italia, credo che non abbia grossi problemi. Che domenica scorsa era molto arrabbiato e già le squadre cominciavano a chiamare. E non è bello, perché distruggere tutto mi sembra un po', no? Mi sembra una cosa non bella. Stiamo lavorando, io sono qua tutti i giorni 15 ore al giorno, lui ne fa 24, più di così non so cosa possiamo dare all'Ecco. Sembra quasi diventato il tuo giardino, nel senso giochi con una tranquillità che per un 2002 non è consona. Voglio dire, hai segnato 3 gol su 4 qua in casa, oggi hai tirato fuori anche la magia. Qua mi trovo molto bene. Devo ringraziare soprattutto i miei compagni, mister, direttore, tutti che mi mettono a mio agio, tranquillo, non mi mettono pressioni. E qua i tifosi sono calorosi, mi fanno proprio star bene, quindi va soprattutto regalato a loro. Ok. Marcello Villare, questo stile. O ti reagire, hai fatto, tipo Insigne, che hai fatto, cosa hai pensato? Non lo so, non ho pensato a niente. Ho visto lo spazio, potevo ridarla a Simone, però ero lì e ho calciato.
poi è andata bene, fortunatamente. Sette presenze, mi collega se sbaglio, sette. 4 gol, sì. 19 anni, se lo immaginava un inizio così fratto? Mai, assolutamente. La chiave di volta qual è stata? Cioè, cosa è scattato a un certo punto? Devo ringraziare i compagni che mi hanno fatto stare tranquillo la prima partita qua in casa, mi hanno messo Nando una palla da spingere dentro, Zambataro pure, poi da lì è tutto, stato tutto in discesa, anche tanto in salita quando non andava bene, però soprattutto grazie a loro, assolutamente. Allora Mattia, il segreto di questa gara è stata anche la tranquillità con cui avete affrontato il primo tempo, cioè si è visto subito, no? Tutta la squadra, non parlo solo della tua prestazione, giocava con molta tranquillità, in modo direi concreto, ma senza lasciarsi prendere dalle frenesie. È stata questa la chiave di volta della gara? Sì, anche in settimana abbiamo lavorato molto tranquilli, preparando la partita con tranquillità, anche se è la prima in classifica, poi abbiamo giocato come sappiamo, è andata bene, abbiamo vinto. Bene. Altre domande da Zoom? Se possibile io. Vai. Allora Mattia, complimenti perché hai una calma incredibile, nel senso che ormai ne hai fatti un po', però sei ancora quel che per te. Hai un obiettivo personale? Ce l'ho, ma preferisco tenerlo per me, ve lo potrò dire a fine stagione. Grazie mille. Non ho fatto niente. L'ultima cosa è sul rinnovo in settimana, con cui non credo che ti aspettassi di arrivare in così poco tempo, passare da un contratto di addestramento tecnico a diventare un professionista anche a livello formale. L'obiettivo era di farlo raggiungendo le presenze, però il direttore l'aveva già messo in programma. Abbiamo trovato il giorno, tutto, e abbiamo firmato con anticipo. Quindi lo ringrazio, lui, il presidente e tutto lo staff. La domanda è questa. Credi che il primo tempo sia stato sbagliato per un approccio non convincente da parte vostra o per i meriti del detto che vi ha aggredito in maniera eccellente fino alla settimana? Che aggredissero lo sapevamo, ma noi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in orizzontale, dando in là un paio di ripartenze. Sinceramente, state queste cose qua che poi hanno determinato il primo gol e la palla persa del secondo, anche se come sappiamo insomma è viziato il secondo gol. Però a parte questo, dovevamo sbagliare di meno in un campo che sapevamo difficile, soprattutto all'inizio, rimbalzi, un sintetico un po' tipico. Difficoltà iniziale qua c'è sempre, tutte le squadre pronti via. Quindi in quella cosa là eravamo pronti alla difficoltà, non si è stati pronti poi ad attuarla. Cioè mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Perché preparare questa cosa qua è impossibile, non trovi un sintetico così fatto e una condizione ambientale così e chiaramente una pressione in mezzo al campo, quindi riproporre queste cose non è possibile. Dovevamo essere bravi ad interpretarla sbagliando meno. Senti, l'altra domanda poi ho finito, il fatto che hai preso 3 gol per la prima volta. Non ti preoccupa un po' anche perché sono gol? Mi fa male, bene, fa male molto. Di errori, conseguenza di errori abbastanza banali. Sì. Palla, lasciato giocare, ma Masini fa quello che vuole. Lì è l'approccio, perché se su una punizione battuta rapida non sei pronto, quindi ti sorprendono con un tiro da fuori, vuol dire che tu lì mentalmente sbagli approccio, non sei reattivo. Questo è la nostra colpa, fra virgolette. Più a questa situazione qua non abbiamo messo riparo, giocando con più precisione nei passaggi che abbiamo avuto, e siamo andati spesso in passaggi orizzontali che abbiamo poi perso, mentre di andare per vie verticali sulle quali lavoriamo tutti i giorni, e soprattutto con squadre che attaccano uomo a uomo così, quindi che lasciano la possibilità di giocare sui tre davanti. La squadra deve compattarsi di più quando c'è da difendere, dobbiamo aiutare tutti a partire dal davanti, mentre poi l'abbiamo rimessa in piedi credo molto bene, perché nel momento dove siamo andati 2-2 abbiamo avuto anche, si vedeva che avevamo l'inerzia per fare il terzo gol, eravamo
avevamo partita in mano. Siamo stati molto bravi a riprenderla con grande forza, con grande personalità, con giocate anche di qualità. Ho rivisto giocate dei miei giocatori in certe zone del campo fatte bene e siamo andati a fare quello che sappiamo fare. L'espulsione chiaramente ha ricambiato l'equilibrio. L'ha cambiato un po' e abbiamo preso un gol, comunque un tiro da fuori, tiro da 20 metri. Altre domande per il mister? Da Zoom, se qualcuno ha delle domande per il mister? Nessuno? Ci sono? Però esserci alcuni. Sì, ecco. Ciao Pier. Posso, grazie, scusa ma il microfono era disattivato. Okay. Sì, no, semplicemente perché poi nonostante le difficoltà, comunque la partita l'avevate ripresa come hai appena detto, no? Perché alla fine 2-2 c'era anche l'inerzia per provare anche a vincerla. È stata proprio l'espulsione, secondo te, la discriminante che poi ha fatto bene la partita? Ovvio, insomma. E c'era secondo te l'espulsione? Guarda, io la devo rivedere, c'è una differenza di altezza tra i due e quindi Iocolano arriva ai gomiti di Monaco. Non ho visto una sbracciata clamorosa, onestamente, ma la devo rivedere prima di dare un giudizio, sinceramente. Non mi sembrava così dal campo. Da... È stata quella la discriminante, comunque il fatto di giocare qualcuno mi sembra normale, insomma, no. Questo è ovvio perché in quel momento lì abbiamo partita in mano, abbiamo ricambiato leggermente l'assetto per ricompattarci, abbiamo comunque tre giocatori offensivi in campo per provare anche a vincerla. Hanno trovato un gol dai 20 metri, ma la nostra pressione ovviamente si è fatta minore, quindi hanno potuto uscire un po' di più e andare a sfruttare il quinto uomo, il quarto uomo, insomma, come fanno loro sugli esterni, soprattutto qua con Zambataro, sono usciti dalla nostra pressione. La strada per arrivare alla porta è andata più lunga, più campo, e quindi siamo stati meno pericolosi, anche se dopo il 3-2 comunque qualche situazione importante cioè, l'abbiamo creata, il portiere ha dovuto fare comunque un buon intervento. Se ti permetti un'ultima cosa per quanto mi riguarda, visto che poi 2 giorni fa era venuto Gurian, no? Quindi ha parlato con voi spogliatoio ieri alla vigilia, ci dicevi che anche dopo la visita appunto del proprietario, l'azionista, insomma, eravate chiamati a fare una grandissima prestazione. Qualcosa purtroppo ha pesato un po', secondo te? C'è stato un po' di, non so, non dico di pressione, ma avete sentito un po' magari il peso anche nell'inizio, nell'approccio per spiegare il primo tempo? Oppure No, l'abbiamo sbagliato e io ho sbagliato per primo perché non ho trasmesso alla squadra quello che... Non sono stato bravo a trasmettere alla squadra quello che doveva fare in questa situazione qua. Ci ho provato, ma probabilmente non ho toccato né le corde, probabilmente né poi il discorso legato al tattico, perché non abbiamo approcciato come speravo. Non è stato un discorso, anzi, il fatto che sia venuto il presidente credo che invece abbia dato una motivazione in più. Noi non abbiamo raccolto questa motivazione, almeno nella prima parte della gara. Poi la squadra ha fatto bene, non dobbiamo arrivare ad andare sotto, non dobbiamo prendere sempre lo schiaffo, partiamo sempre a volte un po' superficiali in certe giocate, invece dobbiamo essere tosti e determinati come lo siamo stati dopo il 2-0. Dobbiamo farlo dall'inizio e farlo per 90 minuti e questo sarà compito mio. Grazie.